Allora, nulla, stavamo parlando, diciamo, anche per spiegare chi siamo, come potremmo essere utili, come si potrebbe formare una rete. Bene, noi sabato scorso, nonostante, diciamo, l'impegno del corso, quindi se vedete le nostre occhiaie è perché siamo stati trafelati da questo impegno, abbiamo accolto i nostri primi turisti d'impresa. Erano 100 marchigiani di Ancona, erano ex pensionati ex dipendenti di una banca, che diciamo, sono venuti sostanzialmente nel Salento perché volevano in qualche modo degustare prodotti tipici, volevano fare turismo d'impresa, ballare la pizzica e mangiare prodotti tipici. Tramite il contatto con un tour operator che si chiama iWayage, che abbiamo avuto, diciamo, onore di conoscere negli scorsi mesi, abbiamo fatto da referenti per questo tour operator. Bene, l'idea poi di Luca, che è il responsabile tecnico delle visite d'impresa, è stato quello di concentrare tutte queste esigenze in un unico contenitore. Durante il weekend hanno avuto poi l'occasione, quindi noi sostanzialmente abbiamo trovato un alloggio, abbiamo trovato le guide, abbiamo dato una serie di servizi collaterali a questo weekend. Quindi oltre a visitare Gallipoli, la città di Lecce, eccetera, nella serata, nel pomeriggio di sabato, sono stati ospiti delle stanzie, probabilmente un po' tutti lo conoscerete. Che è questo museo storico, produttivo e culturale allo stesso tempo. All'interno delle stanzie poi abbiamo curato l'esposizione di prodotti artigianali. C'è stato Adolfo Cazzato che ha intrattenuto, diciamo, da par suo i tre gruppi di turisti. Abbiamo avuto laboratori, organizzato laboratori didattici di pane, di pasta fresca, quindi sagnatorte, orecchiette, c'era il casaro, insomma, che mostrava come si facevano le mozzarelle, c'era un banchetto dove abbiamo venduto per conto di Supersano Bio, che è un'azienda agricola di Supersano, prodotti tipici, quindi sottoli, cos'altro c'era? Grazie. C'era anche Americavini, che è un'azienda vitivinicola di Supersano. Quindi, in qualche modo, abbiamo sostanzialmente portato più di 20.000 euro nel Salento. Quindi, abbiamo nel nostro piccolo fatto girare un'economia. Quindi, per farvi capire come. Per questo siano state necessarie delle guide turistiche, un tour operator, il casaro, non so, delle signore che hanno fatto la pasta fresca, cos'altro. Ecco, quindi. Poi hanno cenato, questi signori hanno cenato lì, hanno assaggiato prodotti tipici, hanno ballato la pizzica, quindi. Ecco, cioè, diciamo, non. Praticamente in 6 ore c'è stato un intrattenimento con un valore molto forte, insomma, ecco. Quindi sostanzialmente poi magari chi vuole leggere la nostra esperienza può andare sul nostro sito, sul nostro blog e leggersi un po' il commento che abbiamo fatto a questa esperienza. Ci sono le foto, quindi sì. Cosa? No, questo no, questo no, vabbè, no, questo era fuori dal corso, diciamo. No, no, ho mandato i link del video che abbiamo fatto durante il convegno di maggio, dove c'era Francesca, Luca Savoia e Giacomo Tillino. Era il. Sì. Sì, Salo Gentis. Quindi questo, insomma, è il nostro modo di far conoscere il Sud e come vorremmo presentarlo un po' in futuro, insomma, ecco, questo è tutto. Non so, se ci sono domande.
Ci siamo interfacciati praticamente ad una guida locale che curava quell'aspetto, ecco. Cioè, tutto molto semplicemente, è venuto molto naturalmente. E poi la cosa bella è che a Superzano, a differenza di tanti altri poli produttivi, a differenza di tante altre città, c'è un grande senso collaborativo. Quindi non c'è una lotta col vicino, ma chiama lui perché lui è più bravo di me a fare questo, oppure perché non chiamiamo la cantina insieme ai prodotti cioè, quindi c'è stato. È venuto tutto spontaneamente, cioè, semplicemente sono andato e venuto da Superstar una decina di volte, ho stretto accordi con tutti e ho organizzato il tutto ed è venuto tutto splendidamente. Vedere la soddisfazione negli occhi e nei volti delle persone, vi assicuro che è la cosa più bella del mondo, insomma. È un club di ex dipendenti, quindi pensionati, e ancora c'era pure anche qualche dipendente di un banco di credito di un paesino vicino Ancona, insomma. Quindi era, diciamo, un target abbastanza alto. E poi considerate, cioè, l'obiettivo di questo turismo in questo territorio è anche destagionalizzare. Quindi considerate 20, per l'esattezza quasi 22.000 euro, 11, 12 e 13 ottobre, non è una cosa semplice, insomma. E quindi i feedback non possono essere che positivi, ecco. I gruppi, mi permetto di dire che sono i gruppi CRAL delle associazioni anche per anziani, così amano molto questo genere di Poi esperienza e la cercano, ma anche quelli da Lecce possono hanno una grande capacità di spesa, interesse cioè è per inutile, questo. cioè è ovvio. Quindi è un target buonissimo. E niente, poi immaginate la soddisfazione anche di ogni singola azienda, no? Cioè, mi sono arrivate le email di ringraziamento per un lavoro anche retribuito alla fine, no? Cioè, quindi abbiamo modo di. Cioè, praticamente le aziende mi hanno chiamato per fissare, si sono autofissate un appuntamento, insomma, Ma sì, per. poi basta partire, poi tutto E poi si può sempre cresce. migliorare, eh? Cioè. Di parlare, ci facciamo pubblicità. Vabbè. No, ma senza fare, per sapere cosa uno può offrire, secondo me, senza fare pubblicità, ma se uno ha un supporto, uno si Va bene, abbiamo già visto il video comunque. Neopat, l'associazione che ha vinto il bando Principi Attivi 2012, che sostanzialmente dà la possibilità a questa associazione di dotarsi di uno strumento giuridico che è il marchio collettivo, che sarà un contenitore di realtà associative, aziendali del settore, insomma, agricolo, manifatturiero, enogastronomico, ma anche ricettivo, quindi alberghi, ristoranti, tale da offrire dei pacchetti che abbiano al centro turismo di impresa. Certo. Posso chiedere una cosa? Marchio collettivo, cioè. Marchio collettivo, a differenza del marchio di impresa, il marchio di impresa è il segno distintivo dell'azienda. Il marchio collettivo, faccio l'esempio, Luca mi ammazzerà. Di Salento da Mare, è quel marchio della provincia di Lecce, diciamo, che permette alle aziende enogastronomiche, anche ricettive se non sbaglio, di certificare la salentinità e di promuovere questa origine. È lo stesso strumento giuridico, quindi Neopat sarà titolare di questo marchio e pertanto può dare servizi ai soggetti che ne aderiscono. Nell'anno di progetto, chiaramente, oltre ad avere diciamo, la possibilità di registrare questo marchio, abbiamo una fase di progettazione con i partner che sono Turismo Torino e Provincia, il GAL Capo di Leuca, l'associazione EPAI, che è l'associazione per il patrimonio archeologico industriale, il CNR. Negli ultimi 6 mesi. Questo è in estrema sintesi. Quindi, sostanzialmente, Neopat ha la possibilità di offrire consulenza alle aziende, di dotarsi dei titoli per fare intermediazione turistica ed immobiliare, di fare corsi di formazione, perché poi l'azienda può non soltanto essere un prodotto turistico, ma anche lo stesso imprenditore può fare corsi sulla sua attività e altro. Quindi, insomma, questo è in estrema sintesi quello che possiamo fare. Per questo,
noi con il marchio, senza alcune altri soggetti, saremmo inutili. Quindi, ripeto, l'obiettivo anche del corso. Sviluppo Puglia, no, parli dei prestiti a fondo perduto forse o il bando che abbiamo vinto è regionale. Noi da progetto, anche per l'entità del finanziamento, che sono 25.000 euro, noi siamo sempre attenti a bandi, diciamo, anche... Sono... bandi sono una cosa. Sì, no, nel senso... Sì, e poi bisogna provare a renderlo sostenibile, certo. Cosa. E quindi chi ci crede qui dentro, secondo me, deve farsi anche portavoce di questa iniziativa. Certo. Come si può fare al marchio? Beh, adesso è in fase di registrazione, quindi ci sarà poi un regolamento d'uso che permetterà, insomma, di far aderire l'azienda. E il marchio è quello. Il marchio è proprio lo strumento giuridico. Noi nella fase di progetto abbiamo valutato tre alternative, erano il contratto di rete, il consorzio e il marchio. Però il marchio, rispetto alle altre due, ha una formula più leggera rispetto al consorzio o al contratto di rete, perché diciamo che il consorzio di per sé ha più finalità promozionali o più che altro magari per rappresentare una filiera produttiva. Il contratto di rete è ancora una forma contrattuale molto nuova e quindi, non ha, da quanto ho visto, non ha avuto molto successo. Il marchio era la soluzione più, sì, più semplice, più leggera, ecco, più immediata, per poi, no, entrare in contatto e rappresentare l'identità del territorio. Quindi ha la validità di 10 anni, quindi avevano dei presupposti. Prego, il pazzo.
Neopat, faccio spiegare a Luca che è l'ideatore, diciamo. Nasce da un modo, insomma, amorevole di chiamare una persona in particolare, e niente, e praticamente poi può essere traslato, insomma, in questo senso, quindi un nuovo patto con la nostra terra, e cercare, insomma, di portarla in alto, ecco, questo, insomma, è solo questo, ecco. Poi abbiamo tolto la O per renderlo un po' suonante, diciamo, ecco, Neopat. E beh, chiarissimo. Vabbè, vi ringrazio per l'ennesima presentazione. Forse è stato ancora chiarito ancora qualcosa, almeno uno ha capito un attimo il ruolo. Allora, no, la cosa curiosa è che abbiamo avuto anche, per la partecipazione a questo corso, abbiamo ricevuto email a cui ho avuto l'onore anche di rispondere. Cioè, magari il corso ha interessato persone che hanno voluto, che hanno intenzione di avviare un'impresa artigianale, quindi sarà nostra premura in qualche modo dotarci, il senso del marchio è quello di avere dei partner che possano offrire dei servizi che magari ancora come associazione non siamo in grado di dare, quindi dare la possibilità a queste aziende di realizzare il proprio sogno di avviare un'impresa artigianale, agricola, quella che può essere, quindi, cioè, noi siamo utili anche in questo, insomma. Sì. Ok. A posto? Sì, aiutatemi anche voi, perché sì, io non ho fatto questo lavoro e non so come com'è il titolo di questa cosa. È una griglia di valutazione. Sì. Praticamente abbiamo analizzato con OSEP la visita fatta alla San Demetrio, negli aspetti che riguardano il prima, il durante e il dopo la visita. Quindi in questa griglia abbiamo analizzato sostanzialmente se nel momento in cui abbiamo fatto la visita eravamo a conoscenza o non a conoscenza di quegli aspetti, per esempio, sì, dei permessi e le licenze, oppure si sono state rispettate queste condizioni o meno. Quindi sostanzialmente c'era una sorta di votazione tra il sì e il no, e poi una valutazione finale, insomma. Okay. Tu scrivi? Sì, io scrivo. Allora, io faccio le domande, ci provo. Allora, come avete valutato, allora, nell'ambito delle procedure amministrative, i permessi e le licenze? Se eravamo a conoscenza di norme di sicurezza? No, quello viene dopo. No. Permessi e licenze, come, ragazzi, aiutatemi. Ah, questo non l'abbiamo fatto, ok, scusa. Ok, se durante la visita è stato necessario, cioè l'imprenditore ha messo... aveva l'esigenza di proteggere le sue conoscenze, quindi aveva, non so, macchinari brevettati o meno. Credo di no. Quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17. Sì, però con la visita di ieri. Ma voi non ce l'avate, forse. Cosa metti? Sì. La protezione delle persone, cioè, non c'è stata. Le bardature. No. Ok. Qualcuno che la pensa diversamente? No. Ok. Poi, diciamo, c'è stata durante la visita di ieri la necessità di garantire l'igiene, o qualcuno ha avvertito l'esigenza di... Nessuno? No. Ok. C'erano le condizioni per far accedere persone con mobilità ridotta? No. Ok. C'era la necessità di assicurare le persone contro, diciamo, chiodi, diciamo... Sì. C'è qualcuno che non è favorevole a questa cosa? Secondo qualcuno non c'è la necessità di assicurare i visitatori? Nessuno. C'era?
Sì, forse. Sì, in un museo forse meno, però dove adesso lì è vero che c'erano chiodi, si poteva anche rischiare di inciampare tra i... Sì. Va bene. È stato chiesto all'inizio della visita, perché Osep ci ha imparato anche questo, ma... se qualcuno voleva andare in bagno, a nessuno è stato chiesto? Il bagno del papà. Del papà, ok. Vabbè, non c'erano servizi sanitari esterni, mi pare di capire. Okay. Ecco. Questa è una voce di cui forse si è lamentato, il coordinamento con i servizi comunali. Secondo voi... non c'è, quindi si è lamentato del fatto di non essere in qualche modo... No, e qual è l'aspetto di essere in collegamento con i vigili? Con i servizi no. comunali, cioè il fatto di non rientrare anche in altri itinerari della città o diciamo di non essere all'interno dell'ufficio del turismo della città, quindi sostanzialmente non è ancora un prodotto turistico questo. Che indica la... sì. Quindi... Vabbè, il lavoratore dell'azienda è lui, quindi quanto era consapevole secondo voi del suo lavoro? Tantissimo. Quanto ha... che capacità ha avuto di coinvolgere i... Esagerata? La mettiamo a 14.1. Okay. Creazione di un gruppo organizzativo interno, quindi chi si un gruppo che si occupa delle visite? Sì. Era solo lui? Beh, sì, quindi, diciamo, però poi ha coinvolto anche la sorella per la vendita, sì. Il papà come testimonianza, sì. Viva, cazzato dal 1800. Abbiamo avuto guide adeguate per i gruppi? Cioè, vabbè. Praticamente sì, eravamo sempre. Comunicazione esterna. All'esterno c'era una segnaletica che indicava, diciamo, la sua presenza? Sì, si potrebbe fare secondo me qualcosa di più. Ah, sul sito. Io ho risposto al telefono quando l'abbiamo fatto. Quindi penso di no. Ah, quindi la comunicazione interna, quella che si intende. Okay. Segnalazione, beh, c'era questa. Io l'avrei fatto una cosa. No, non è il sito. No. Non ha un sito web. Però se non so se per comunicazione interna si possa intendere anche i quadri che erano appesi per segnalare la storicità dell'azienda. E forse era più quello, visto il punto successivo che il segnalamento esterno, forse era. E l'insegna, no? Il segnalamento esterno. Ah, quindi delle comunicazioni proprio del... No, secondo me quello era necessario e mancava completamente. Ne parliamo dopo. No. Quindi comunicazione interna, non so, direi, secondo me i quadri erano esplicativi, diciamo. Sì, era tutto la parte storica. Chiaramente, magari. Quello lì? Ah. Beh, non, secondo me, no, ma non c'era un percorso di visita, cioè non c'era un percorso di visita. Sì, ecco, quello non... non c'era. Quindi non c'era. Okay. Potremmo, è da suggerire, no? Crearlo, come abbiamo detto prima. Poi, sì. La segnalazione, il segnalamento esterno, quindi sono i cartelli stradali per raggiungerne. Okay. Io non l'ho notato. No, neanche io. Le condizioni di visita, qualcuno si è sentito male, non so, ha avuto... No, cioè... Dimmi Gianluca. Polvere? Polvere.
Magari qualcuno... Ah, io non ho percepito la polvere. Forse ma è dovuta al cocco? Ah, questa è la visita d'impresa, è un'esperienza viva a tutti. Ah, se io non so condurlo perché sulle robe dove non lavoro non... Non l'ho seguito. Ah, qui stiamo parlando praticamente dei fattori... Se siete stati preventivamente informati. Allora, qua è la nostra pecca. Scusate, se la mia maleducazione arriva... Fai tu quello. Vabbè. Quindi prima della visita eravamo a conoscenza non so, dell'orario di ingresso, di uscita, del prezzo, del... No. Ma anche delle condizioni, che l'ambiente forse sarebbe stato stretto, di tutte queste cose forse. No, non vi abbiamo detto niente. No. Quindi Neopat... Zero. Volevamo fare una sorpresa. No. Come contenuto della visita, credo che forse avevamo parlato non soltanto di che prodotto si tratta, ma non vi abbiamo messo a conoscenza del contenuto. Ok, come arrivare fino all'azienda? Qualcuno, forse solo Anna, ha avuto difficoltà a raggiungere l'azienda. Perché sono venuta sola, ma poi c'era, ho chiesto anche in giro, ma non lo conoscevano. Vabbè, comunque sono aspetti che non, forse dobbiamo saltare in questo. Allora, questo è il durante la visita. La concettualizzazione, come era intesa, che voi ricordate? È una modalità... Cioè come... Ma come... visita con la... proprio come svolgimento. I contenuti e di modalità di svolgimento. Ho capito. Ma contenuti, cioè in questo caso è stata una... sei stato pensato? Sì, diciamo che ha forse un'esperienza minima nell'esposizione, no? della sua. Sì. Sì, comunque vedi che... Okay. Io credo che comunque di visite ne abbia già fatte parecchie. Sì, sì. Perché non era improvvisato, ecco. Poi perché uno vada col cuore o al braccio e che ogni volta sia diverso, ma comunque l'ha già fatto diverse volte, penso. Il percorso? Il percorso probabilmente ancora non ha una... Sì, dicevamo di partire da un'altra parte, ecco, per far vedere tutto il processo produttivo. Lo script della visita? Script della visita forse è molto preparato, nel senso lo script è inteso, vi spiegavo sempre come... esposizione, no? Come discorso per l'esposizione della visita. Non so ma se c'è un riferimento comunque al passato, sì, al lavoro attuale. C'era qualcosa che magari nel discorso che non andava, che andava fatto meglio, che non so, magari non vi è piaciuta qualche espressione dialettale. Sì. Con questo il mio consiglio è, cioè, la bellezza delle visite è anche questa autenticità, e quindi che scappi la spontaneità, è proprio perché è un'esperienza ancora più vera, ecco, non costruita. Quindi sì. Io più spontanea di così, ragazzi, no? E quindi ecco, questo secondo me è comunque un lato positivo anche avere proprio è l'incontro sul territorio con un personaggio. Sì, però comunque era tutto curato, perché avere la maglietta con scritto Adolfo Cazzato dal 1890, sì, il grembiule, tutta, sì. Sì, no, non era, non, ecco, perché avrebbe potuto riceverci in un altro modo, quindi invece c'è comunque un pensiero dietro, quindi va valorizzato anche questo.
I mezzi emprati forse erano gli strumenti del ciclo. Ah, ok. Ma siete okay. Preparatissimi? Sì, no, hanno studiato, io... Mannaggia, vengo io a lezione. Io ho nargiato, come si vuol dire. E la dimensione del gruppo, secondo voi il gruppo era numeroso rispetto agli spazi? Ok. Sì, voi quante persone avreste ammesso questo, in questo? 10? 10, e quindi avremmo potuto ad esempio fare due gruppi. Un gruppo poteva andare prima al frantoio e l'altro da Adolfo e poi... Sì, sì. Queste sono poi le cose pratiche quando uno ha un gruppo di cercare di scaglionarlo oppure di fargli fare uno la degustazione fuori con l'olio e gli altri entrano a cercare di... Se chi parte dalla pasta poi andava alla mozzarella, eccetera. Sì. Dei laboratori. A di visita e poi. Sì. 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 Poi il segnalamento di sicurezza: c'erano estintori, c'erano. Io non lo porterei. No, però secondo me dividere in due giorni perché non piace. Io lo dico ancora la scorsa settimana avevo un gruppo di francesi in 54 che volevano entrare in un laboratorio e quindi prendi accordi con l'Adolfo della situazione e cerchi di vedere in quanto tempo riesci a ricevere queste 50 persone e bisogna farli partire scaglionati, bisogna far girare i gruppi, ecco, non so se a Specchia ci sono varie visite di impresa, se quella mezza giornata la si dedica a quello e bisogna... Se, no, perché è proprio una questione di spazio, è bello poter vedere, provare, toccare. No, secondo me sì, lì dentro 10 persone o poco più, nel senso, però bisognava suddividerli, cioè, bisogna suddividerli in... Sì, è un po', credo, un po' la... La pecca, cioè la pecca del piccolo artigiano, capisco che c'è una masseria, c'è tutto il posto che si desidera, mentre invece in questi ambienti bisogna, ecco, bisogna organizzarsi, ma forse è anche un punto di forza perché si entra in varie aziende più piccole, da vari artigiani o se si possono raccogliere vicino, fare... No, ci sono delle regole, che era quello che dicevamo ieri, ecco, come intermediario, se io devo iniziare ad avere un'azienda nel mio circuito, devo fare le più domande possibili, capire queste, sono queste nozioni poi tecniche che uno si scrive, si deve segnalarle proprio per gestire meglio i gruppi, sapere quanta gente può entrare, lo dicevamo, il numero minimo e il numero massimo, esattamente i giorni di visita, perché se Adolfo la domenica... ecco. Ah, ecco. Sì, sì. Sì, la domenica comunque se un gruppo vuole andare la domenica mattina, lui li riceve. Ecco, anche capire perché... Sono tutte queste cose che vanno poi segnalate o su una tabella per uso interno, ecco, oppure se si pubblica poi una guida per dare, ecco, sono tutte il costo della visita. Adesso abbiamo detto che noi non avremmo dato un costo, io non so se però invece Adolfo decide di mettere un prezzo e quindi quelli sono tutti discorsi che si valutano. No, dicevo appunto, il limite di questi piccoli artigiani è il numero delle persone che possono entrare dentro. Allo stesso tempo si può
si possono far unire e ecco, mettere insieme altre piccole visite in contemporanea. Come dicevamo, il gruppo di 50 faccio 10. Ecco, e allora, perfetto. E anche se si uniscono, si avvicinano i laboratori, si fa un distretto, ecco, ci sono tante cose su cui lavorare. No, ma è proprio questo, se però Adolfo è un attrattore, io consiglierei all'atelier di abiti da sposa di avere un piccolo negozietto, cioè di inventarsi una, anche spostarsi un attimo dal territorio e fare massa in un punto, ecco, se specchia un attrattore sfruttiamolo, cioè si può anche ragionare così, non lo so, oppure una... Sì. Ci sono, è un'animazione del territorio, è questa anche. E quindi se Specchia è veramente più frequentata di Lucugnano, andiamo tutti a Specchia. No, non lo so, dico avere un piedino lì, ecco, che poi rimanda a Tricase alla sua atelier. Non lo so, penso si possono fare ragionamenti così, la fantasia. Regalo per i visitatori. Qualcuno ha ricevuto un regalo? Un omaggio? Io sì. Ok, allora uno. 14. Siete rimasti delusi da questa cosa, dal fatto di non aver avuto un omaggio? Okay. Attività partecipativa, c'è qualcuno che si è sentito escluso da... No, che non è stato... Ecco. Ok. Poi si passa alla gestione delle prenotazioni, questo credo che si non può abbiamo... anche... No. Accoglienza dei visitatori, allora, parcheggio, c'era la piazza, quindi per il numero di persone insomma era adeguato. Andava bene. Un pullman, io non me la ricordo neanche la piazza. No, non le, c'è un non pullman le... Gran Turismo avrebbe potuto... C'è, ma sul comune. Però. Per far scendere all'inizio sì. Della via e poi uno... Ah sì, sì, è vero. L'area di ricezione era anche magari quella esterna, quella no? Che magari poteva sì. Essere utile. Io avrei fatto l'accoglienza per la strada. E avrei anche messo fuori, esposto fuori qualcosa, la ruota, oppure anche tirare soltanto, riprendere anche quella vecchia foto dove era... Per fare il trottoir, per fare... Sì. No, io ecco, questo esempio, ad esempio, glielo avevo detto anche ad Adolfo, noi organizziamo una visita alle antiche passamanerie Massia ed è un'azienda artigianale che lavora ancora con telai del Settecento e fa tutte le cordonature, tutti gli ambras, tutti i decori dei tendoni dei teatri di tutta Europa ancora. È veramente una famiglia piccolina, sono unici in Europa e fanno ancora queste cose. E questo esempio appunto della cordonatura, il foto è uguale, ad esempio loro fanno proprio una simulazione di uno che si mette questa cintura e poi l'altro arrotola e fanno queste e poi lo fanno anche provare ai turisti, ecco, un'esperienza così, quindi secondo me Adolfo si deve anche invadere la strada, io ho visto che non è poi qua tutto è permesso, non dobbiamo occupare il suolo pubblico e quindi può essere ecco, un modo anche per aprirsi a un maggior numero di turisti. A questo punto andiamo anche oltre le 12 persone, se una parte può rimanere fuori a fare il trottoir e gli altri quindi così. Allora, la riservatezza, c'erano delle cose che sono state occultate. No, direi forse che è stato anche... detto tutto palesemente, anche fin troppo. Sì, proprio... mantenere l'igiene, forse questo era inteso come la necessità di avere un abbigliamento particolare, no, da parte del visitatore. La benvenuta è proprio pantaloncini anche noi forse. Okay, vabbè.
La benvenuta o l'arrivata, come diceva. No, sì. No, la presentazione è stata benvenuta, sì. È stata adeguata, non so. Che sì. Io l'avrei curata meglio, lo dico. Ma proprio a livello estetico. No, no, una roba più plateale. È come quando sì. Sì, bisogna creare aspettative, bisogna... Sì, esatto. E quindi io mi sarei visto, mi ripeto sempre, ma Adolfo che ci aspettava veramente sulla porta. E buongiorno a tutti, sono Adolfo Cazzato dal 1890 e 60, così, e via. Sì. No. Avvertimenti, vabbè, sistema di pagamento, credo che no. Avvertimenti ed informazione sulle misure di sicurezza. Sì. Sì, secondo me però dà anche più valore e più professionalità alla visita se ad esempio anche all'inizio avesse dato due indicazioni, ad esempio abbiamo fatto tutte le fotografie e ben venga, però dire anche si possono fare le fotografie, state attenti a questa cosa, occhio ai piedi, cioè responsabilizzava anche tutti noi e secondo me sono segnali di una visita costruita e pensata. Ecco, poi con questo io valorizzo più il cuore, l'entusiasmo e la spontaneità, però secondo me sono quelle piccole regole che danno segnale di... Sì, cioè non che ti sbatto qui dentro in questo atelier, in questo laboratorio, in questo, ma è tutto strutturato e pensato, secondo me è segno di professionalità. Ma è giusto questo, secondo me non... Ma è giusto lasciarle... Così. Poi il percorso, quindi c'era un kit igienico-sanitario per i visitatori? No. No. Il percorso era accessibile a persone con mobilità ridotta? No. Sì, e lo spazio non potevi... No. Però lì secondo me è uno scivolo per i suoi materiali, non per... No, sì, però tu devi anche pensare, cioè, a una sedia alle rotelle lì non sarebbe mai circolata. Cioè, poi è vero che posso spostare i macchinari, però non... No. Non so, bisogna... La porta era stretta, non lo so. Non sarebbe. Però questa scheda non si presta. No, no. No, no, sì, per una grande... Ma io credo che tutto sì, il ragionamento di Giuseppe sia stato fatto sulla grande azienda. Giuseppe disse che questo non si poteva rapportare sia un'azienda. Sì, no, lo puoi, però ci sono delle... Beh, sì. Sì. Sì, sì. Ma no, sì. No, vi faccio un esempio. Il sabato Giuseppe è venuto con noi alla visita d'impresa alle stanzie e seguiva con lo stesso modo come ha fatto con la visita alla San Demetrio, cioè con il suo taccuino, insomma. E la cosa che gli ho chiesto, siccome comunque le stanzie è un complesso in campagna enorme, gli ho chiesto se secondo lui era necessario mettere una segnaletica. Ha detto no, perché la segnaletica avrebbe rovinato l'atmosfera familiare della struttura, quindi nessuno in casa ha un segnale per dire di andare da qualche parte, quindi in questo caso, cioè, il discorso che giustamente diceva Giacomo era anche quello di
degli aspetti, insomma, no, che sono da contestualizzare all'azienda in cui, insomma, ci si trova. Quindi se poi qui adesso vogliamo essere proprio critici e trovare anche il difetto, se no tutto va poi va bene. Ma no, certo. Se non consiglierete per esempio certo. No, è sì. Allora, poi materiale informativo del percorso. Era presente, è stato distribuito del materiale? Si è stata distribuita la brochure, ma era puramente, l'ho lasciata in albergo, era molto commerciale, trovavo, era più sui suoi prodotti, mentre invece secondo me lì ci vorrebbe, forse poi ci sarà una voce, però anche la brochure, non so voi, chi l'ha vista, come la giudica? C'era una cartina, avremmo potuto ritornarci in quel posto? Sì? Specchi e basta. E poi dentro era molto commerciale, trovavo, no? Sì. Ah, ecco, allora forse. E poi erano tutti i prodotti sulla, proprio sulla visita d'impresa, sinceramente non è. Non comunicava questa. No, non era calcolata. No, era più a scopo commerciale, forse la usa in altre occasioni. Ok, poi il grado di interesse del discorso. Ok, è stato comprensibile? Sì. Ok, poi messa in valore dell'azienda e dei suoi prodotti? Sì, ottimo. Del suo mestiere, quindi della... La durata della visita è stata eccessiva, troppo corta, giusta? Giusta. Cosa ci abbiamo messo, un'oretta e qualcosa? Sì. Un'oretta e... Il ritmo è stato troppo pressante, non so... Punti suggestivi, c'erano dei punti dove avete pianto, dove avete sorriso. Quella... no, lì è un... Sì, no, ma sono quelle... E la musica poi è... Ma no, tu hai uno spirito commerciale. Sì. Poi, scoperta sorpresa, c'era qualcuno che non conosceva il prodotto, che... la lavorazione. L'interattività. Beh, direi di sì. Che... Allora, la guida che lui stesso, presenza personale, aveva, non so, il fisico, l'abbigliamento adatto per diciamo, rappresentare la sua azienda? Sì. Perfetto. Ok. Immagine d'impresa. Sì, con la maglietta e tutto. Sì. Abilità di comunicazione.
No, io direi. Bene. Gestione del gruppo, si è dimenticato di qualcuno che era in coda al gruppo, nel momento in cui ci siamo spostati, non so, ci ha tenuto che tutti raggiungessero il gruppo. Ma quello forse si poteva, cioè anche quando siamo andati nel laboratorio, nel magazzino, poteva aspettare un attimo tutti. Però sono un po' lo spazio, un po' tutto, e poi era preso da questo gruppo, giustifichiamolo, è un'attenzione che poi ti viene pian pianino, quando gestisci tanti gruppi, secondo me fai silenzio per 5 minuti, tutti si raccolgono e poi inizi la spiegazione, oppure imparerà poi anche lui a mettersi nei posti giusti in modo tale che gli altri stiano vicino ai macchinari, sono cose che vengono anche con l'esperienza, io capisco, ma quante volte, ecco, uno preso un po' dall'impeto non fa proprio le cose ad hoc. Ok, poi grado di conoscenza dell'azienda e dei prodotti. Beh, direi perfetto. Ok. Controllo del tempo. Forse non c'è. Sì. Ok. Ma io credo che poi ci sia una differenza tra noi e un gruppo di di turisti effettivi. Se l'avesse saputo arrivare alla compagnia di francesi, secondo me avrebbe avuto un altro approccio. Ecco, quindi. Adeguazione del discorso al gruppo. Quindi, ma direi che era calzante. Okay. Spazio, quindi alla fine della visita, spazio adeguato per raccogliere il gruppo. Abbiamo. Sì. Ritorno di attrezzature e materiali. Questo era inteso ritorno come? C'è la consegna, la consegna. Beh, quella è una voce che non c'è. Vabbè. Okay. Degustazione. Non c'è. Dono regalo. Sì, ecco, io penso anche a un dono che avrebbe potuto fare. Sì, un portachiavi. Ma sì, ma pure anche tagliare un pezzo di corda di cocco, ti fai un braccialetto, cioè fai delle cose simpatiche anche. Com'è? No, ma è un po' di esagerazione. Vabbè, dono regalo non c'è stato forse, no, ci sono stati gli acquisti, vabbè, ok. Possibilità di acquistare il prodotto. Sì. Avete spenduto milioni di euro, quindi diciamo che... Ecco, sì. Possibilità di firmare nel libro di visite, questo, diciamo, vabbè, avete firmato il foglio presenze, quindi... Fotografia finale. C'è stata durante, no? Sì. Ok. Questionario di soddisfazione della visita, questo diciamo non era previsto. Indagine sui prodotti, questo come era inteso? No. Sulla quale? No, vabbè. Ah, se conoscevano il prodotto. Ah, ok. Possibilità di lasciare i dati, questo no. Messaggio di arrivederci stimolante. Sì. Okay. Allora, dopo la visita, valutazione con gli operai. Cioè lui no, dovrebbe, cioè, come funziona, cosa significa? Cioè se dopo la visita lui ha, diciamo, confrontato, no, il risultato della visita con gli operai. Sì. Possibilità di migliorare le visite, non so, c'è così com'è, andrebbe bene o ci sono delle cose da curare? Possono fare statistiche sui visitatori? Non credo. No. Non so neanche magari se è nel suo interesse. Sì. Però se magari il visitatore, siccome lui, magari una sua fetta di clientela sono dei proprietari di alberghi che hanno deciso di avere come arredamento, immaginare che uno dei visitatori sia, non so,
sapere che uno dei visitatori sia magari un proprietario di albergo. E beh, potrebbe essere, se uno si potrebbe anche denunciare se interessato. Comunque credo sia nel suo interesse sapere chi ha davanti e poteva essere anche un'occasione per poi avere anche un contatto e poi dire: sono alla fiera di Galatina, vienimi a trovare. Non so, lì e sono tutti lavori, io capisco che l'artigiano non può fare proprio tutto. Forse lui non è interessato, considerato che non ha chiesto i dati a nessuno. Sì, sono anche, o forse non gli è ancora venuto in mente, o non è ancora interesse. Ecco, secondo me non li ha chiesti perché parte dal presupposto che i locali non abbiano interesse nel suo prodotto. E può essere un'interpretazione, la mia, non so se è condivisibile. Quindi magari deve ancora prendere un attimo più consapevolezza di quello che vale lui e il suo prodotto, forse. Sì. Come gruppo e indirizzare poi la guida indirizzare le domande, no? Però una guida esterna, cioè non il personaggio che può essere interessato è chiaro che lo presenta e gli guarda il tuo bisogno di questo, no? La guida l'abbiamo vista con Francesca, a un certo punto deve lasciare lo spazio alla dipendente. Sono sempre momenti particolari. No, certo che, ma come in tutte le cose c'è un tour leader, quindi se c'è una guida con il gruppo di fisso fa da tramite meglio anche con. No. E beh, ma certo, ma quello è un servizio, certo. Sì, no, certo, è una figura, io credo molto nelle guide e trovo che appunto come la conoscenza che loro hanno delle cose, di aneddoti e anche il rapporto che si può instaurare con l'artigiano stesso è diverso. Tra l'altro sabato possiamo dire che diciamo, il primo gruppo, erano tre gruppi che facevano la visita, il primo gruppo, la guida del primo gruppo non l'ha fatto parlare, nel senso che ha detto lei quali erano le caratteristiche del prodotto e non ha venduto. Il secondo gruppo, Adolfo, il soggetto, esatto, ha esposto così come ha fatto ieri, è riscattato un applauso praticamente spontaneo, ed ha venduto, cioè questa è magari la differenza tra no, il responsabile qualità di venerdì della San Demetrio e la esatto. Ok, poi possono intraprendere strategie di mercato. Questo per il discorso che facevamo prima, se magari tra i visitatori c'è qualcuno che vuole investire nei suoi prodotti. Sì, io vedevo comunque lui l'ha detto appunto che era tutto su misura, che uno se vuole farsi fare il tappeto se lo fa, basta scrivergli, basta telefonarle, quindi voglio dire più che disponibile io credo che appunto è la ricerca. Sì. Fanno comunicazione post visita? Credo di no, cioè anche tutta la parte dell'e-commerce così gli mancava, o la vendita. Sì. Io credo che se avesse un sito con la possibilità di fare le visite dentro, avrebbe molto più richieste. Ecco. Poi, gli ultimi diciamo, commenti, vuoi fare la velina, Francesca? Devo scrivere? Ti preoccupare. I punti forti, secondo voi, dell'azienda Adolfo Cazzato come prodotto turistico? Sì.
ci fosse stato il suo papà e sua mamma, sarebbe stato ancora meglio. Beh, comunque sì, io anche credo che lui come persona che abbia... Sì, poi la famiglia è tutto il contorno, ma intanto la famiglia ha mollato e lui ha detto io vado avanti. Quindi... Ma sì, è una testimonianza viva. Stanno lamentando che si è non c'è audio. Sì, e dobbiamo condividere. Allora faccio... Ok, allora... Fallo tu, io porto il microfono in giro. Però è uno il microfono. Allora ti do questo? No, te lo faccio io, Fallo tu. Allora, tocca a me? Allora, punti deboli... Deboli ne abbiamo visti. Proposte deboli. Ah no, i punti deboli non li abbiamo visti. Quali sono stati i punti deboli di questa visita, secondo voi? No, diciamolo tutti, hanno detto lo spazio. Gli spazi. Lo spazio. E, cos'altro? Perché il gruppo era numeroso e quindi lo spazio era poco. Poi cosa ci può essere d'altro? Il punto debole è il sito che mancava. La comunicazione, quindi dalla brochure al sito internet, queste cose. L'audio si sentiva tutto bene? Sì, chiaro. Le volte a crociera ci hanno aiutato. Quindi basta. Questi due punti. Poi invece le proposte di miglioramento delle visite, nella visita, quindi abbiamo detto un benvenuto, organizzare meglio forse il percorso di visita curando il benvenuto. È una bella attività integrata magari direi. Un'attività integrata. Ma per la visita, prima, dopo. No, non ho capito. La parte del frantoio, no? Sì, la parte del frantoio. Quindi integrarla più con... Integrare la visita con un'altra attività. Comunque io direi che come tema stava in piedi da sola, ecco, non aveva proprio bisogno del... Io trovo che il frantoio poteva essere utile per capire anch'io nella mia ignoranza di come funziona e l'applicazione di questi fescoli. Benissimo. Proposte dei prodotti turistici per sviluppare l'azienda da sola. Come vedete? Cioè pubblicizzarsi anche con le aziende di viaggio, cioè anche dei piani per vedere la mia azienda. Quindi siamo nell'ambito del pubblicità con la brochure che avevamo già un pochino forse commentato. Ah. L'inserimento, lui diceva, Osep diceva l'inserimento nell'ufficio del turismo, operatori, se c'è un'informazione. Sì. Sei inserito in una guida, appunto. Ah. Fare un'attività di sensibilizzazione del territorio, cioè nei concettini di beh, sì, che non sanno, è vero, sì, informare la cittadinanza. Sì. No, è un ottimo suggerimento. E anche fare una giornata, forse si fa già, però di botteghe aperte e invitare tutti i cittadini, gli abitanti di Specchia, di Tricase, dei dintorni potrebbe... Abbiamo proposto al GAL, vero Luigi? Quindi è stato proposto, allora si fa. Bisogna fare. Però sì, una giornata a porta aperte dove proprio tutta la cittadinanza, gli abitanti del territorio vengono a conoscenza di queste botteghe è un... Sì. No, ma fa piacere. Poi, come sapete, vabbè, il passaparola è la promozione migliore che ci sia. O ti distrugge, oppure se fai bene le cose è quella che ti aiuta. Sì, è un'arma da togliersi, sono quelle cose che si dicono sempre. Però
far sapere al vicino di Adolfo che lui fa questo genere di attività, un giorno quando avrà anche lui degli ospiti o dei parenti che vengono da un'altra parte li porta nel suo laboratorio. Tutto fa bene per far partire l'iniziativa, ecco. Vabbè, comunque abbiamo parlato di Adolfo, gli saranno fischiate le orecchie, ma così credo che l'esperienza sia stata bella. Chiudiamo la diretta. Benissimo. Ecco. Allora, io ringrazio Francesca Cosse per la sua venuta al sud. Niente, penso sia stata preziosissima e brava. Non so se avete delle cose da lanciare, fate pure. Niente, ci rivediamo il 23 e il 24 ottobre, quindi mercoledì e giovedì della settimana prossima. Con il professor Beltramo. Il professor Beltramo quindi ci illustrerà le modalità per integrare il turismo d'impresa all'interno del sistema turistico locale, a partire dalle esperienze di successo, diciamo, in Italia e in Europa. Io vi chiedo una cosa, diciamo, fuori programma. Non so se le esperienze di visita d'impresa siano piaciute e se foste d'accordo di replicarne una terza. Il problema, diciamo, è che dovremmo farlo all'interno dell'orario delle lezioni. Noi magari, una cosa ancora che magari di cui vi avviseremo via mail. Se per voi non sarà un problema o l'esperienza di farne un'altra sarà piacevole, quindi magari sarà l'occasione di commentarla anche con il professor Beltramo, quindi però diciamo, non assicuriamo nulla perché stiamo diciamo, valutando questa cosa. Quindi niente, vi chiedo magari la disponibilità, se allora cercheremo di trovarla il più vicino possibile, anche da, non so, da raggiungere a piedi, o anche perché dobbiamo rispettare, diciamo, gli orari di lezione. È proprio una simulazione, sì. Con le guide che vi portano. No, fuori orario. Va bene, comunque ogni aggiornamento vi sarà fatto, insomma, dal sottoscritto, diciamo, durante questa settimana. Grazie dell'attenzione.